Buongiorno a tutti i telespettatori di Classe NBC e benvenuti all'interno dell'approfondimento legato al mondo delle materie prime. Con noi il nostro specialista Giancarlo Dall'Aglio in collegamento. Buongiorno Giancarlo. Buongiorno Emeric, un saluto a tutti. Come va Giancarlo, tutto bene? Bene, bene, tutto a posto. Meno male. E allora partiamo subito, da cosa cominciamo? Possiamo partire dai metalli, dall'oro. Perché dai l'oro metalli, sta prego. Facendo... L'oro sta facendo un movimento rialzista, sì? Che praticamente fa pensare che c'è qualcuno che mente. Ah. Ma come si fa a mentire sui mercati? Beh, l'oro è bene rifugio e in questo momento è acquistato e contemporaneamente le borse sono ai massimi e inoltre è tornato un po' di propensione al rischio e quindi un po' di ottimismo per quanto riguarda le commodities agricole, quelle che erano state trascinate al ribasso o che comunque erano su prezzi stagnanti proprio a causa del coronavirus e del timore che la Cina non importasse, insomma, i quantitativi, non solo che ci si aspettava dopo la conclusione della fase 1 dell'accordo con gli Stati Uniti a dicembre, insomma, là c'è un grosso impegno della Cina, 80 billion per il 2020. Ma quantitativi addirittura inferiori a quelli importati durante la guerra commerciale che ha caratterizzato il periodo tra la metà del 2018 e appunto la firma dell'accordo a fine dell'anno scorso. Questo è un po' un dato contrastante, cioè mentre il mercato sembra più ottimista, mentre le borse fanno nuovi massimi ignorando qualsiasi problematica e qualsiasi possibilità di rallentamento globale dovuto al rallentamento che ci sarà, perché ci sarà ad opera della Cina, l'oro però viene acquistato e va a rompere i massimi nella giornata di ieri relativi all'inizio dell'anno quando ci fu l'uccisione di Soleimani, il numero 2 iraniano, che appunto aveva scatenato un po' di apprensione sui mercati perché non si sapeva bene quella situazione come si sarebbe voluta. Poi il mercato si era immediatamente tranquillizzato dopo il raid molto molto all'acqua di rose dell'Iran nei confronti appunto degli Stati Uniti, tanto da sembrare finto, e dopo un periodo di lateralità arriviamo ai giorni nostri. Insomma, negli ultimi giorni i prezzi hanno accelerato, siamo a 1613-1614 sull'oro prima scadenza disponibile, e adesso vedremo se tenterà appunto di attaccare livelli ancora più elevati di prezzo. Ci sta che in un momento di ottimismo, di rinnovato ottimismo, comunque ci siano delle prese di profitto sull'oro e si torni indietro, però se invece l'oro sta dicendo la verità vuol dire che c'è qualcosa insomma che non quadra, perché gli operatori si stanno un po' proteggendo attraverso l'oro rispetto ai long che continuano ad avere sul mercato azionario, soprattutto americano. Questa è un po' la mia idea di questo contrasto. Tra l'altro tutto ciò avviene in un contesto di mercato che è alla continua ricerca di dollari americani, il dollaro si sta apprezzando tantissimo, lo vediamo anche contro l'euro sotto 1,08, ma anche contro tutte le altre valute, e questo significa insomma che la cosa contrasta un po' con il rialzo dell'oro. Sappiamo che per lungo tempo il dollaro americano era stato molto correlato con l'oro, ma naturalmente è una correlazione inversa, nel senso che quando si apprezza il dollaro normalmente il prezzo dell'oro tende a scendere. Sta succedendo esattamente l'opposto. Va bene, e sugli altri metalli com'è la situazione, Giancarlo? Tanto per cominciare vediamo che la forza relativa dell'oro continua ad essere notevole se confrontata a quella dell'argento. Normalmente guardiamo anche appunto il ratio fra oro e argento e negli ultimi giorni siamo in area 88-90, insomma non molto distanti dai massimi del 2019 intorno a 94, tra l'altro massimi che erano quasi massimi assoluti, perché dovevamo ritornare agli anni 90 per trovare livelli più o meno simili. Poi il rapporto fra oro e argento era sempre stato più basso. Quindi ritorniamo a una forza relativa molto importante dell'oro. L'argento è in una situazione positiva anche per questioni intrinseche. Siamo appena sotto 18,5, però in lateralità non ci sono spunti
come quelli visti sull'oro. L'argento è ancora piuttosto correlato all'oro. È ovvio che se ci fosse una improvvisa capitolazione delle borse, per esempio per un peggioramento o per un aumento del pessimismo sull'epidemia cinese, beh, in quel caso probabilmente l'argento potrebbe seguire le borse, potrebbe aumentare ancora di più il divario di forza relativa oro-argento, perché poi in quei casi dell'argento si considera soprattutto la componente industriale. E inoltre c'è questa situazione che ormai è quasi verticale per il palladio, che va a fare nuovi massimi, le ultime due barre impressionanti per il palladio, che rompe 2004, rompe i massimi, arriva quasi a $2,800 per oncia, per poi ritracciare un po', e anche oggi è positivo, nonostante insomma il ritracciamento di ieri. Ieri era arrivato a guadagnare $180 a un certo punto. Quando il rialzo si fa verticale, beh, è possibile insomma che siamo vicini alla fine di questo rialzo, però attenzione, io continuo a non toccarlo e non ci penso nemmeno. So di qualcuno che sta provando ad andare short e non credo che stia passando bei momenti, al di là dello strumento scelto, perché quando assistiamo a situazioni del genere, insomma, secondo me è meglio non toccarlo, ma lo ripetiamo ogni settimana, Emery. C'è e continueremo a farlo, caro Giancarlo. Sì. In questo caso io preferisco guardare qualcun altro che guadagna o che perde, ma naturalmente non metterci le mani, perché la situazione è davvero incontrollabile. È chiaro. Va bene, allora abbiamo chiuso con i metalli o rimane qualcosa? Il rame come sta? No, va bene così per i metalli. Se diciamo vuoi una notazione veloce per il platino, di cui però non abbiamo il grafico, beh, il platino è intorno a $1,000, quindi anche il platino è salito un po'. Chiaramente nel momento in cui il palladio aumenta in maniera così esponenziale il suo prezzo, il platino tende in qualche modo a seguire, anche se abbiamo $2,600 di differenza ormai, di spread, una cosa mai vista, perché insomma ormai il platino è sicuramente meno richiesto, perché serve per le catalitiche dei motori diesel, che ormai sappiamo insomma sono abbastanza in disparte, al bando, dopo insomma l'avvento della nuova moda dell'ibrido, che invece appunto sta favorendo il palladio, perché con il palladio si fanno le catalitiche per i motori a benzina, e la parte benzina è una delle componenti del motore ibrido. Stavo dando un'occhiata al rame anche, caro Giancarlo. Sì, interessante, è vero. Perché ho paura che il rimbalzo sia terminato, quello che ha portato a 2,53. Sì, Emeric, mi sento molto basso, magari se dalla... Adesso i ragazzi ti alzano. Ok, dicevo, il rame è molto interessante ed effettivamente anche qui avevamo assistito a un rimbalzo dopo il test di 2005, alla fine del mese di gennaio. Tutta la prima parte del mese di febbraio ha visto prezzi con tentativi di rialzo, però come dici correttamente tu, questo è un termometro molto importante per l'economia cinese. Ti do un dato, le scorte stoccate a Londra sono nella media, ma le scorte stoccate a Shanghai, per quanto riguarda il rame, alla borsa di Shanghai, sono ai massimi dal 2017. E questo significa che c'è poca domanda di rame, naturalmente si è fermato un po' tutto, perché insomma immaginiamo che la situazione, molti immaginano che la situazione possa essere più grave rispetto a quella descritta, e già quella descritta insomma presenta uno scenario piuttosto apocalittico per alcune zone della Cina. Che ci sia potenzialmente un forte rallentamento della crescita, questo è indubbio, perché se si fermano le attività, chiudono i punti vendita anche delle multinazionali, e c'è grande preoccupazione che la situazione si aggravi e si estenda, è ovvio che rallenta anche per esempio la costruzione di infrastrutture e tutto il resto del grande carrozzone che muove l'economia cinese, seconda economia mondiale. E questo porta a pensare molti analisti che il contagio assolutamente potrebbe esserci e sicuramente ci sarà, però vedi, in alcune parti del mondo continuano ad ignorarlo tranquillamente. Questa mattina, anzi ieri, leggevo
della borsa cinese, insomma, che ha ridotto le perdite giornaliere, eravamo intorno a meno 0,4% se non sbaglio, però comunque, sai, quando arrivano poi nuove notizie negative è un attimo che arrivino altre vendite, quindi c'è comunque massima attenzione anche se si vede un miglioramento del sentiment. Va bene, senti, mi chiedono proprio al volo, mi è arrivato adesso questo SMS, però so che tu non sei caldissimo, due parole sul nickel, io so che non è una delle materie prime che ti allora, piace tanto. Il nickel non l'ho controllato negli ultimi giorni, però so che insomma non aveva aggiornato i rialzi di qualche mese fa, quindi insomma c'era un rallentamento nella domanda e probabilmente anche un aumento della produzione, della disponibilità di questa commodity. Per il nostro telespettatore prometto che la settimana prossima magari faccio un'analisi più approfondita. Senti, ora vado in pausa, tu resti con noi perché dobbiamo fare ancora le granaglie, i Linox anche che sono interessanti. Molto volentieri. Sono dimenticato di interessante. Beh, abbiamo sì le granaglie di Nox e poi naturalmente petrolio e natural gas, il mitico natural gas. Vediamo un po' di attesa perché i nuovi minimi del natural gas avevo visto, ora non so se è risalito. No, sì, quello qualche giorno fa, però adesso siamo in... Adesso è risalito? Ah sì, rimbalzato. Pochino. Va bene, allora dopo la pausa andiamo a vedere tutte queste materie prime nello specifico, restate con noi. Bentornati, seconda parte di Commodity Trading, sempre in compagnia con il nostro Giancarlo Dall'Aglio. Allora Giancarlo, andiamo subito a lavorare sugli energetici, ti va petrolio, nat gas, cominciamo dal petrolio, dai. Sì, Emeric, allora il petrolio è in recupero e questo testimonia, dimostra che il sentiment sta migliorando dopo il test di area 50 dollari, anzi eravamo andati anche leggermente più giù dei 50 dollari per barile ad inizio di febbraio, due volte. E da lì invece un'accelerazione, d'altra parte 50 dollari è uno spartiacque abbastanza importante, le borse tenevano e quindi il petrolio si è un po' adeguato, però con una forza relativa decisamente inferiore rispetto a quella per esempio dell'S&P 500 o degli altri indici. Quale potrebbe essere il prossimo movimento del petrolio? Credo che se continua l'ottimismo di queste ultime ore, di questa settimana in particolare, si parla anche di una diminuzione del numero dei contagi per la prima volta, il petrolio potrebbe andare a riprendere i 55-56 dollari per barile. Tra l'altro siamo in una situazione di stagionalità positiva, questo lo diciamo dall'inizio dell'anno, fino all'estate c'è accumulo di scorte per la driving season americana e per la stagione in cui comunque i consumi sono i più alti dell'anno, però attenzione a non buttarsi a capofitto e a dare tutto per scontato, perché se ci fosse appunto un ribaltamento della situazione sugli indici, allora lì per il petrolio non escluderei anche la possibile rottura di questi livelli. Quindi lo scenario rimane al momento ancora incerto, però insomma con uno sguardo positivo rispetto a quello delle settimane che hanno preceduto questo recupero del prezzo. E allora andiamo a lavorare sul nat gas, dai, analizziamolo bene, natural gas. Sì, allora vediamo tutte le componenti che in questo momento stanno formando il prezzo. Il ribasso prolungato del natural gas è stato dato da due motivi, anzi da tre motivi principalmente. Uno, la presenza di scorte molto importanti stoccate negli Stati Uniti, più 30% anno su anno, quindi rispetto ai livelli dello scorso anno in questo periodo, più 9,2% rispetto alla media a 5 anni, questo per la prima volta dopo due anni, un numero di miliardi di piedi cubi stoccati superiore appunto rispetto alla media, e infine il meteo, che è sempre molto importante per quanto riguarda il gas naturale. Meteo buono, inverno mite negli Stati Uniti, lo stiamo vedendo perché sta condizionando anche le coltivazioni in maniera positiva, nel senso che per esempio il grano invernale sta venendo su bene, e quindi ci sono questi tre fattori a cui si può aggiungere il timore che la Cina non importi, perché c'è il problema di cui parliamo tutte le settimane, nelle ultime settimane. Tutto questo combinato disposto ha fatto sì che i prezzi scendessero sotto quota 2 dollari.
Quando si arriva però in prossimità del prezzo di produzione, c'è chi comincia a comprare, per esempio i commercial, quelli che trattano il fisico, che sono posizionati in maniera completamente opposta agli speculatori, che invece erano quasi a un record di posizionamento net short. E quando si arriva a questi estremi si comincia a ricoprirsi, qualcuno prende profitto, e quindi naturalmente per prendere profitto devi comprare, e tecnicamente adesso siamo messi molto meglio perché è stata superata a rialzo sulla scadenza a giugno, che è una scadenza estiva, la media mobile a 20 periodi, e inoltre insomma, potrebbe esserci un inizio nuovo di import da parte della Cina. C'è anche un altro fattore che aiuta il gas americano ed è un po' una frenata del Qatar nel business del gas naturale liquefatto, e questo naturalmente aiuta i prezzi del gas americano a recuperare, proprio perché ci sarebbe almeno temporaneamente un po' meno concorrenza da parte del Qatar, che aveva dichiarato qualche mese fa di voler uscire dal business del petrolio per dedicarsi esclusivamente a quello del gas naturale. Quindi insomma l'analisi è in questo modo abbastanza completa. Stagionalità positiva che comincia proprio in questi giorni e che appunto prevede il riaccumulo di scorte anche da parte dei grossisti che fanno poi la distribuzione, e quindi ci potrebbe essere un aumento della domanda in tal senso. Va bene, insomma, questo è il Nat Gas. Andiamo su i telespettatori, diamo sempre la precedenza ai nostri telespettatori. Sì. Non so se ne avete già parlato, ma vorrei sapere qualcosa. Sul caffè, grazie Francesco, non abbiamo ancora parlato del caffè e lo facciamo molto volentieri. Prego. Certo. Sì, perché il caffè aveva visto i prezzi andar giù sulla prima scadenza, quella, la scadenza marzo future, addirittura sotto quota 100. Sulla scadenza luglio, che è quella che vediamo, poco sopra quota 100 perché c'è contango, e poi un recupero del prezzo che aveva visto due barre di rialzo molto importanti, la seconda, quella di venerdì scorso, da oltre 400 punti, che aveva riportato i prezzi in prossimità di area 115. Sul caffè chiaramente si veniva da un periodo di ribasso prolungato, grande ipervenduto, e quindi anche qui ricoperture. I fattori che stavano un po' rilanciando le quotazioni, che hanno rilanciato le quotazioni, si possono sintetizzare in due elementi principali. Il primo elemento è quello del rimbalzo avvenuto alla fine della scorsa settimana del real brasiliano nei confronti del dollaro, rimbalzo che poi insomma è svanito, però quelle due o tre giornate di recupero avevano dato di nuovo ottimismo ai coltivatori brasiliani, che tengono il raccolto e quindi evitano di venderlo quando i prezzi della loro moneta insomma non gli fa trovare convenienza nel vendere in quel momento. E poi l'altro fattore è quello delle proiezioni per il nuovo raccolto 2020-2021 in Brasile, che potrebbero vedere una diminuzione rispetto ai primi numeri segnalati, potremmo andare verso un raccolto simile a quello dello scorso anno, che è comunque un raccolto molto abbondante, però inferiore alle prime proiezioni. Infine, difficoltà anche in Vietnam, secondo grande produttore mondiale di caffè, per un clima avverso che sta condizionando un po' il raccolto in questa fase. E poi in Vietnam non se la passano bene, perché anche lì ci sono casi di aviaria, insomma la situazione sotto il punto di vista delle epidemie non è delle migliori, e quindi insomma un po' di pessimismo sotto questo profilo ha portato a pensare che il raccolto del Vietnam potrebbe essere insomma un raccolto inferiore. Attenzione però a non puntare troppo sui rialzi esasperati sul caffè, perché il prossimo raccolto è quello di un anno on, ciclo biennale, in cui le piantagioni rendono meglio e sono di migliore qualità. Quindi questo potrebbe essere un elemento a favore di un prezzo non troppo elevato. Va bene, allora continuiamo con le soft. Sì, c'è ancora lo zucchero, se vuoi. Certo, lo faccio vedere, perché lo zucchero è in grande spolvere ormai da qualche mese. Recupero dei prezzi veramente bello anche sotto il profilo tecnico. Siamo a ridosso dei 15 centesimi, però questa cosa
tra l'altro alimentata la scorsa settimana dal report USDA che ha visto le scorte in diminuzione negli Stati Uniti e inoltre ha confermato la possibilità di un deficit di produzione sia in Brasile sia in India, Indonesia, e dall'altro lato però va un po' in contrasto con quello che potrebbe essere il ciclo di stagionalità che dovrebbe partire fra qualche giorno, e cioè normalmente i massimi vengono raggiunti tra la fine del mese di febbraio e inizio del mese di marzo, e poi c'è un periodo di correzione dei prezzi almeno fino inizio maggio / fine maggio. Quindi attenzione ai rialzisti, perché potremmo avere un capovolgimento di fronte dei prezzi, e infatti sto guardando con attenzione lo zucchero per vederne gli sviluppi ed eventualmente approfittare se il rialzo dovesse terminare nelle prossime giornate. Cosa ci manca, Giancarlo? Manca la carne di maiale. L'inox. E per concludere, manca la carne di maiale, che è sempre molto interessante perché ci si aspetta che i prezzi aumentino. Il mercato lo aspetta da mesi, e poi una volta l'influenza suina, una volta la guerra commerciale e gli allevatori che hanno troppi capi di allevamento, si è verificato di nuovo ultimamente con il problema coronavirus, ci sono bloccate le importazioni da parte della Cina, insomma dovevano arrivare molti capi dagli Stati Uniti, però negli ultimi giorni, ecco, come è tornato l'ottimismo su alcune commodity, sta tornando anche un po' l'ottimismo sia sulla carne di maiale che sui bovini adulti, quindi qua è da monitorare soprattutto sulle scadenze estive per vedere se è possibile fare qualche long, se la situazione di ottimismo venisse confermata. E poi velocemente, Emeric, le granaglie, perché abbiamo una soia ancora vicina ai supporti il cui prezzo stenta a decollare, ma secondo me il prezzo della soia è abbastanza sottovalutato, quindi per me ci sta insomma un rialzo della soia nelle prossime settimane, mentre il grano sorprende al contrario perché continua ad essere forte, 23 centesimi di rialzo due sessioni fa, sulla scia di notizie che arrivano dall'Australia, c'è stato un downgrade del raccolto australiano, anche se si tratta di situazioni emotive insomma che poi tendono a svalire velocemente se consideriamo che le scorte globali di grano sono molto abbondanti. Infatti mi sorprende che il prezzo del grano sia così alto, si punta molto sull'export. E poi l'ultima notizia che leggevo ieri è quella dell'invasione delle cavallette, delle locuste in Africa, in molte zone dove si semina anche grano, e quindi insomma un po' di rialzo emotivo anche per questo. Siamo comunque in un'area di prezzo vicina più o meno ai massimi di periodo, credo che se andiamo a guardare le probabilità, a meno che non ci sia proprio un boom enorme delle esportazioni, potremo vedere prezzi più bassi nelle prossime settimane. Va bene Giancarlo, se è tutto io ti libero e ti lascio la tua operatività. Grazie mille come sempre Giancarlo Dall'Aglio, commodities.trading.it. Ciao Giancarlo! Grazie a tutti voi! Allora signori, noi ora andiamo in pausa, ma restate con noi perché cominciamo subito con analisi tecnica.